Bentrovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi ci occupiamo del settore primario, abbiamo il piacere di avere con noi il presidente di CIA Belluno, Rio Levis, che saluto e ringrazio, bentrovato. Grazie a voi, grazie a voi. CIA Belluno, quindi Confederazione Italiana Agricoltori, sezione provinciale, settore primario fondamentale per il mantenimento della montagna, giusto presidente? Certo. Partiamo da qui. Assolutamente, assolutamente. Noi, insomma, come tutti conoscono, siamo la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Io sono il presidente, appunto, della sezione provinciale di Belluno. E niente, sì, agricoltori, agricoltura, grande importanza al contesto proprio di questo settore, da chi ci lavora dentro e, diciamo, da tenere bene in considerazione, soprattutto guardando gli ultimi anni e vedendo anche un po' quello che sta accadendo con il discorso di tutto quello che è questa emergenza climatica e non solo. Ecco, adesso la porto a parlare anche dell'annata agraria, che proprio di recente, insomma, come Confederazione avete tratto i primi bilanci, però vorrei chiederle questo: è una realtà quella dell'agricoltura, dell'allevamento, insomma, il settore primario anche attrattiva in montagna per i nostri ragazzi e le ragazze? Vedete un'attenzione verso questo mondo? Ma direi assolutamente di sì, guardi, le posso portare un esempio mio personale, insomma la mia azienda che è un'azienda qui di Ponte nelle Alpi, che insomma lavora all'interno del comune di Ponte nelle Alpi, condotta da me ma condotta anche dai miei due figli che sono insomma poco più di ventenni, quindi credo che sia un bel esempio questo, però al di là di quella che è la mia realtà personale, aziendale, vediamo che c'è parecchio movimento e c'è molta attrazione proprio da parte dei giovani per quanto riguarda insomma il lavoro nel mondo agricolo, e direi sì, assolutamente sì. E questa comunque a muovere il tutto, presidente, lei lo vive, no? Ce l'ha nel sangue, certo. È la passione comunque, certo. Giusto? Certo. Che anima. Assolutamente, prima di tutto io credo che sia fondamentale veramente che ci sia la passione, ma come è un po' su tutti i lavori, no? Questo è un lavoro ancora più particolare e sicuramente ancora più difficile, quindi motivo in più perché chi approccia di solito veramente, magari ha anche già provato altri lavori, ma quando arriva, arriva perché veramente ha un po' una forma di dedizione in merito. No? E quindi lo stare all'aria aperta, certo. Il contatto con la terra e poi certo. Ovviamente il Covid, sappiamo, certo. No? Che cosa ha determinato, certo. Anche il grande, certo. Ritorno. Bene, allora fatto un po' questa cornice, questo cappello, adesso veniamo a quello che è il bilancio sull'annata agraria che si è conclusa di recente. Che cosa ci può dire? Ma diciamo che purtroppo quest'anno l'annata agraria ha reso un po' difficile, insomma, il lavoro delle aziende, degli agricoltori, prima di tutto perché, come si dice molto insomma, da spesso, l'emergenza climatica sta dando non pochi problemi agli agricoltori e alle aziende, appunto, perché si riesce poco a programmare, perché la maggior parte delle volte quando si programmano i lavori e quindi tutte le condizioni che riguardano proprio il lavoro in campagna, vengono diciamo sprogrammate e smentite in ogni momento per quello che si vede, no? Il problema più grande è di quest'anno la realtà diciamo di avere mancanza di scorte di prodotti, quindi minor rese, minor qualità, e quindi una conseguenza per chi fa questo lavoro qua dal punto di vista proprio del reddito, avere una grossa mancanza in fase finale dal punto di vista economico. Ecco, voi avete fatto una stima che c'è stato un calo nelle rese dal, sì. 10 al 20%, se ricordo, certo, bene, giusto? Certo. Quindi il problema principale è comunque questo cambiamento climatico, questo meteo ballerino, insomma, che ci porta a dover fare azioni a livello di sistema paese, non solo, insomma, sono azioni, certo. di ampio respiro. E poi quali sono le altre difficoltà che in qualche modo minano la vostra attività quotidiana? Ma diciamo, per quanto riguarda la montagna, io lo ripeto sempre in ogni luogo, il territorio. Per territorio, cioè i problemi legati al territorio, intendo il territorio frazionato, il territorio dove purtroppo l'agricoltore deve spostarsi molto, dove trova appezzamenti difficili, piccoli,
e di conseguenza che comportano rese inferiori a una realtà di pianura, magari con una qualità del prodotto superiore, ma che purtroppo viene compromessa, come in quest'anno, causa appunto i fenomeni climatici che non ci lasciano lavorare come possiamo, ad avere insomma dei riscontri negativi. Io facevo riferimento anche alla questione dei selvatici, certo. È anche questo un problema? Certo, questo mi sento di dire, lo stiamo riportando un po' su tutte le sedi, e con confronti importanti, i selvatici sono un grosso problema. Vorrei fare magari una distinzione fra quello che è il problema legato agli ungulati, quindi ai cervi e cinghiali, che anche se qui abbiamo dei piani di contenimento e appunto di regolamentazione di questi animali, purtroppo forse causa anche il Covid e non solo, questi animali sono riusciti a prolificare molto e ad avere una forza importante sul territorio, e si fa fatica, si ha molta difficoltà a contenerli, e quindi di conseguenza capirete insomma che i danni che causano alle colture questi animali qua non sono da poco. Una conseguenza appunto credo dell'annata un po' così non riuscita bene sui quantitativi e sulla qualità delle colture è sicuramente legata proprio anche ai danni di questi selvatici qua. Un altro passaggio mi sento di farlo legato proprio al problema lupo. Ecco, qui l'aspettavo, Presidente, sì, perché no, so certo, che il mondo, ma vero? Credo sia un po' doveroso, ma no, perché il mondo agricolo, o io che rappresento una stazione di categoria agricola, abbia insomma niente contro di questi animali, nel caso appunto dei cinghiali, cervi o del lupo, ma perché purtroppo anche qui, a differenza di qualche anno fa, i dati stanno cambiando velocemente e purtroppo stanno cambiando in peggio. Mi vengono in mente i nostri associati, i nostri tesserati, ma non solo, perché qui si parla di un problema generale, quindi l'agricoltore può essere con CIA, con Coldiretti, con Coforagricoltura o con qualsiasi altro ente, è un problema importante, cioè si rischia di perdere le aziende e gli operatori del territorio, coloro che tutelano e conducono e mantengono veramente e danno valore al territorio, lavorando anche in prevenzione su tutte quelle che sono insomma le problematiche legate proprio ai problemi idrogeologici e non solo, per colpa appunto anche di questi selvatici che, come il lupo, mai come adesso insomma sta causando veramente grossi problemi. Ecco, ma voi avete avuto delle interlocuzioni anche con il mondo istituzionale per cercare di risolvere, insomma di fronteggiare se non altro questa situazione, delle modalità anche di prevenzione, giusto? Certo, no, questo viene adottato dai nostri allevatori già da parecchi anni, perché ogni tanto si sentono dire anche insomma delle cose non proprio così veritiere da parte di insomma di alcune persone che credo insomma i nostri allevatori veramente hanno adottato metodi che la regione, che la provincia, che le associazioni anche in primis hanno sempre stimolato, no, nei confronti proprio degli agricoltori, nel dire, cioè, usiamo i metodi che ci consigliano per prevenire quelli che sono questi problemi. Questi attacchi, ecco. Certo, esatto. È che va trovata una via di mezzo, insomma, certo, una certo. Misura. Vado un po' veloce, Presidente, certo. Perché ho ancora tante certo. Domande da farle. Un'altra questione, questo è un qualche cosa che ha toccato un po' tutti i settori, le famiglie, gli enti pubblici, il mondo del lavoro, le imprese e quindi anche il mondo agricolo, l'inflazione, i costi, certo. Anche voi immagino abbiate subito, no? Difficoltà da questo punto. Certo, ho toccato proprio anche un punto molto doloroso. Diciamo che quest'anno abbiamo avuto un po' di alti e bassi, però comunque si è consolidato molto questo problema qua, no? Se pensiamo solo al fattore insomma energia, quindi andiamo dall'energia elettrica al gasolio, che diciamo è da tutti i derivati, no? Abbiamo la parte concimia, abbiamo la parte materie prime che servono ad alimentare le mancanze che noi abbiamo a livello di scorte per i nostri animali, hanno compromesso molto insomma l'andamento delle nostre aziende, questo sicuramente, soprattutto mi sento di dire negli ultimi due, tre anni insomma c'è stata veramente
un'incidenza importante da quel punto di vista. E di conseguenza anche questo divario, voi avete più volte così denunciato, questo divario poi nei prezzi, cioè certo, quello che si trova sul supermercato, certo, e c'è stata una manifestazione, no? Se certo, non sbaglio. Certo, noi ad esempio come CIA abbiamo fatto una mobilitazione proprio a livello nazionale, organizzata dalla nostra sede nazionale, appunto per far presente insomma al Ministero, a chi ci lavora dentro, che forse siamo arrivati al punto in cui bisogna veramente tenere in considerazione il problema e prenderlo un po', come si dice, per mano, no? Perché di fatto il settore primario, non lo dico io, ma insomma lo dicono i dati, lo dice chi insomma ci lavora sopra bene, è sempre quello più penalizzato, perché alla base gli arriva sempre meno addirittura di chi insomma alla fine va a esporre il prodotto finale sul banco e lo vende. Quindi crediamo insomma, e ne siamo fortemente convinti, che non sia corretto insomma questo metodo di lavoro qua, e anche di gestire appunto il guadagno, che andrebbe remunerato in modo corretto su tutte le parti. Quindi al mondo politico voi avanzate la sollecitazione di una maggiore attenzione per le imprese agricole, certo, per i piccoli produttori, è questo? Certo. Ma qui esatto, no, assolutamente corretto. Mi sento di dire, al di là di piccoli, medi o grandi, io parlo di un contesto generale del mondo agricolo e del primario, cioè il nostro territorio è fortemente magari più in difficoltà di altri, perché ha una tipologia di territorio molto difficile e impegnativo, no? Quindi abbiamo aziende magari più medio piccole, a differenza magari di una realtà di pianura. Va tenuto fortemente in considerazione anche questo dal punto di vista proprio anche di quello che è il guadagno finale, no? Come si diceva, da parte degli agricoltori, perché un po' magari l'azienda e l'agricoltore regge, poi con il tempo purtroppo si tende ad andare in difficoltà, e sarebbe anche un po' un peccato, visto un po', come si diceva prima, il ritorno anche dalla parte dei giovani e di chi insomma ha interesse nel settore. Ancora due punti, Presidente. L'aspetto della formazione. La vostra confederazione costantemente certo, promuove attività di tipo formativo, perché comunque non ci si improvvisa, certo, anche agricoltori, o comunque l'ambito anche della tecnologia è sempre più presente nel mondo dell'agricoltura, giusto? Certo, giusto. La nostra associazione insomma è ben organizzata da questo punto di vista qua. Abbiamo il CIPAT, insomma, che segue tutta la parte appunto di corsi di formazione, che si parte da, per dire, no, dall'utilizzo di prodotti fitosanitari al patentino del trattore, ai piani di sicurezza. Ecco, la sicurezza al primo giusto? Soccorso, questo è un aspetto, certo, importantissimo. Certo. Primo soccorso, antincendio, quindi abbiamo una parte della nostra associazione che è veramente molto organizzata e dedica molte persone insomma a questo tipo di lavoro qua. Ecco, chiudiamo, dato che siamo ormai alle porte, giusto, delle festività natalizie, sono davvero vicine, c'è una bella analisi, uno studio che avete realizzato voi di recente, che insomma rincuora, no? Voi dite, una famiglia bellunese su due di quelle che fanno i regali a Natale donerà i prodotti tipici in occasione delle prossime festività. Quindi insomma c'è una buona aspettativa, giusto, sul sì, prodotto locale. Sì, sì. Questo magari bisogna dare un po' di merito un po' anche al passaggio, no, che abbiamo avuto con Covid, che forse si è ripreso un po' il valore di quello che sono un po' le basi dei territori. Quindi ovviamente prodotti tipici, cesti preparati, ma mi sento di dire anche non solo, cioè c'è molta tendenza ad avvicinarsi alle aziende per comprare anche appunto prodotti non preparati ma da preparare, con forte volontà di confronto insomma con chi produce i prodotti, per farsi consigliare appunto anche come utilizzare al meglio questi prodotti qua. E quindi secondo noi insomma vediamo che chi lavora appunto con la vendita di questi prodotti qua ha un riscontro positivo, c'è voglia di ritornare un po' a quelle che sono le tradizioni, al locale, al tipico, al prodotto, diciamo, al made in Italy, ecco. Esatto, ma più che made in Italy, made in Belluno, certo, assolutamente, giusto. Presidente, va bene, allora io la ringrazio, grazie per questa piacevole chiacchierata, l'aggiornamento sulle tante attività della CIA. Naturalmente noi ci rivedremo prossimamente proprio per continuare ad affrontare assieme
insieme le tante tematiche che riguardano il mondo primario. Buone festività a lei e a tutti i suoi collaboratori. Altrettanto faccio un augurio a tutti e la ringrazio. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.